Ciao ragazzi, oggi volevo parlarvi del portapacchi che sto testando ormai da più di un mese, marca Uprax, venduto da Fortechnic, Italia ovviamente. Volevo parlarvene anche perché ho qua un front runner montato da me, che devo montarlo e installarlo sulla macchina di un ragazzo del gruppo. Niente, volevo solo farvi vedere qualche differenza. Allora, partiamo dal primo punto. È un blocco unico, non è come il front runner che deve essere montato tutto. Questo è un pezzo unico. L'unica parte mobile sono le staffe. Staffe regolabili in altezza tramite l'apposita staffa che vedete lì, svitando le due viti che ci sono qua dietro. Si svita questo, poche parole, poi si regola l'altezza. Front runner invece, come sapete, ha solo due misure. Un'altra differenza del front runner che noi sul Uprax abbiamo: parte sotto, laterale, parte sopra, parlo della cornice, dove ci si può installare accessori, diciamo, dal lato esterno. Invece sul front runner non abbiamo nulla di ciò. Possiamo installare sulle parti qua, diciamo, queste doghe, su invece su questo bordo qua dovete inventarvi voi qualcosa per infilarci qualcosa per poi installare ciò che volete. L'Uprax, come vi dicevo, c'ha tre punti, oltre che ovviamente le classiche doghe anche qua, dove vanno infilati i loro dadi, diciamo, che sono specifici, che vendono sempre sul loro sito. In dotazione vi viene data tre guarnizioni, una, due, tre, che io adesso non ho installato, che l'ho messa per fare dei pezzi, ma comunque se ne volete di più, sempre sul sito sono forniti per l'acquisto. Un'altra cosa è che vi voglio far vedere la lunghezza. Questa è la parte anteriore, come potete vedere parte da qua, e questa è la parte posteriore. Là dietro c'è l'antenna, adesso faccio vedere, come potete vedere è molto più lungo. Potrei ancora andare indietro di qualcosa, tipo per arrivare a questa parte, queste più indietro, però testandole ho visto che mi sono trovato bene. Infatti io ho già installato i due faretti che avevo sotto, facendo passare il cavo da qua sotto, che passa tutto qua dentro, scende giù di qua, fa il solito giro, poche parole, poi scende, si infila dentro qua e basta, e parte dentro. Ho provato, l'ho testato, più che provato anche salirci sopra con dei carichi, e devo dire che è molto resistente, essendo tutto saldato. In più, per una sicurezza, diciamo, in più, Uprax vi mette a disposizione questo foro che, tipo adesso io l'ho installato, dico ok, va tutto bene, smonto le piastre, lo tiro giù, foro, metto una vite col dado, ed è un punto in più di sostegno, ecco. Però vi dico che già così non fletteva, perché appunto, ripeto, è tutto saldato. A casa vi arriva direttamente questo bestione qua, già fatto così. Sul sito potete scegliere poi le staffe, se prenderne due coppie, tre coppie, quello che volete. Ovviamente potete mettere quante, perché qua si può mettere, vedete, sono attaccate a queste canaline qua, in poche parole. Io potrei metterne una qua, un'altra qua, un'altra qua, giusto perché uno dice voglio caricare il mondo, e lo può fare volendo. Un'altra cosa a suo favore è il prezzo. Il prezzo è inferiore a un front runner. Il front runner, come vi dicevo, c'ha soltanto queste doghe dove infilare gli accessori. Lateralmente non possiamo fare nulla se non inventarci noi qualcosa, per carità, perché qua alla fine non c'è questa entrata qui col loro dado da mettere qua. Questo è un punto vuoto. Quindi, secondo me, Uprax, io mi sto trovando davvero da Dio per le dimensioni, per la qualità. È made in Italy, ovviamente, quindi sono sempre più a favore. Costa di meno, ovviamente, se non erro, dovremmo essere circa sui 700 euro, se non ricordo male. Comunque andate sul sito di Fortechnic, vi lascio comunque il link in descrizione per darci un'occhiata.
e scegliete voi appunto quante staffe prendere, quante coppie. Io qua ne ho prese classiche 6, quindi 3 coppie, ne ho messe due vicino in pensando già tipo a una tenda, poi se vedo che vorrei spostarlo, questa staffa qua, tac, la sposto qua davanti e il gioco è fatto. È semplice da montare perché, come vi dicevo, questo deve essere assemblato tutto da zero completamente. Questo, l'unica cosa che dovete fare è metterlo per terra, avvitarci le sue staffe qua, una volta posizionato sopra, regolate, stringete, basta, finito. Io dopo un po' di utilizzo ho fatto un controllo, un check di viti per sentire se si erano svitate cose e devo dire che non si è svitato nulla, non vibra e davvero è un ottimo prodotto. Quindi ve lo consiglio per chi volesse prendere un portapacchi, spendere qualcosa meno di un front runner e avere comunque una qualità identica se non superiore, perché secondo me è superiore, però questo non posso dirvelo con certezza, nel senso che i materiali a me al tatto mi sembrano molto più robusti che quella parte, che il front runner. E niente, quindi spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Come sempre vi invito a seguire il gruppo Facebook e la pagina Instagram Nuovo Suzuki Gym in Italia. Per tutte le domande chiedete pure, grazie, alla prossima!